startup importantissima, un investimento strategico di grandissima qualità, utilizza tecnologie all'avanguardia nel mondo, non solo e soltanto da queste parti. E credo fosse un investimento dovuto, giusto, abbiamo bisogno di garantire qualità della balneabilità, della balneazione, della qualità delle acque. Si tenga conto che siamo l'unica regione che non ha subito infrazioni rispetto al tema della depurazione, e noi dobbiamo proseguire con investimenti di questo genere perché la qualità vale sia per i cittadini, per le famiglie, vale per le imprese, ma vale anche dal punto di vista di uno dei più importanti distretti turistici del mondo. E siccome sapete che dico ovunque vado che sul turismo vogliamo investire per aumentare redditività, crescita e posti di lavoro, è necessario che interventi come questi siano messi in campo. Questo è un passo molto importante per la regione. Un passo importante perché abbiamo deciso di investire ulteriormente, anche più del passato, sul tema della qualità del suolo, della costa, lotta al dissesto. Sapete che abbiamo investito 100 milioni di euro noi come regione poche settimane fa insieme all'Unione Europea e fondi attribuiti al governo per fare una serie di interventi che ad esempio in questo territorio porteranno circa 8 milioni di euro tra risarcimenti del Nevone e interventi diretti in quasi tutti i comuni. Però abbiamo detto che dall'emergenza vogliamo passare alla programmazione, alla prevenzione, per questo faremo un programma decennale. Per questo abbiamo chiesto ad esempio al governo, al ministro Galletti, che nel piano di Italia Sicura ci siano ad esempio i 20 milioni di euro complessivi per un intervento sul totale ripascimento della costa nel tratto adriatico tra Lidico, Machiesi e Cattolica. E noi ci auguriamo che andare a fine anno questo investimento possa essere riconosciuto. 18 milioni e mezzo li metterebbe il governo, 1,5 milioni li abbiamo già previsti noi come regione, si arriverebbe a quel pacchetto di 20 milioni di euro che voi capite sarebbe un altro intervento strutturale, non più cerotti, un intervento complessivo su tutta la costa da fare nei prossimi anni, perché sappiamo che il tema dell'erosione della sabbia è un tema decisivo. Anche quello, al pari della qualità dell'acqua, rientra nell'offrire ai cittadini, a chi ci lavora, alle imprese, ma anche e soprattutto ai turisti che qui vogliono venire o vorranno venire, di trovare le condizioni migliori per passare giorni belli da ricordare.